Ciao! Questo video è tutto incentrato sulle braccia e spalle, perché lavoriamo con questi muscoli, ci servono per tantissime posizioni, è importante rinforzarli per riuscire a mantenere l'allineamento e quindi evitare con l'andare del tempo di farci male. E soprattutto ci servono per alcune posizioni più avanzate, ad esempio fare la verticale sugli avambracci o anche la verticale sulla testa. Abbiamo bisogno della forza nelle braccia e nelle spalle per non andare a portare il peso sulla testa. Vediamo gli esercizi. Iniziamo dalla posizione del cane a faccia in giù, facendo forza con le mani a terra, le dita fanno pressione a terra, il peso è più sulle dita che sulla base delle mani. Stendo bene la schiena. Da qui, inspirando, mi sposto in avanti per la posizione della tavola. Sollevo i talloni, salgo sulla punta delle dita, inarco la schiena. Poi abbasso nuovamente i talloni, torno alla posizione normale della tavola. Poi inizio a piegare i gomiti e con controllo scendo a Chaturanga Dandasana e poi tutto giù fino al tappeto. Inspiro, ruoto le spalle, salgo per cobra e cane a faccia in giù. Adho Mukha Svanasana nuovamente. Salgo sulla punta delle dita, sollevando i talloni, mi porto in avanti per una tavola altissima. Spingo forte con le mani. Poi tavola normale. Chaturanga, molto lentamente, con controllo. E poi tutto a terra. Ruoto le spalle indietro, Bhujangasana, cobra. E cane a faccia in giù, Adho Mukha Svanasana. Ancora una volta salgo sulle dita, mi porto in avanti, tavola altissima, tavola normale, scendo con controllo e molto lentamente a Chaturanga e poi tutto a terra. Ruota le spalle indietro, inspira, sali per cobra e cane a faccia in giù. Ancora una volta salgo sulla punta delle dita, mi sposto in avanti, tavola normale, Chaturanga, questa volta senza toccare terra, spingo con le mani a terra, cane a faccia in su e poi cane a faccia in giù. Porto gli avambracci a terra. Inspirando mi sposto in avanti, il naso quasi tocca terra, espiro indietro. E ancora inspiro, espiro, inspira, espira, inspira, espira, ancora una, inspira ed espira. Risali a cane a faccia in giù. Stai qui. Poi abbassiamo nuovamente gli avambracci a terra, facciamo un passettino in avanti con i piedi, solleviamo la gamba destra, solleviamo il tallone sinistro e stiamo facendo forza con gli avambracci a terra. Cambio. E scendo, ginocchia a terra, posizione del bambino, braccia lungo le gambe, fronte a terra. E risaliamo. Bene, questa è una piccola sequenza di asana, di posizioni, che puoi introdurre nella tua pratica quotidiana e sentirai la differenza braccia e spalle. Noi ci vediamo per il prossimo video. Ciao!